Mario Campoli, presidente del Circo dei Buongustai, buongiorno. Buongiorno a voi. E noi ci avviciniamo a San Giuseppe, Fabio, e quindi nella Cucina dei Santi, la nostra rubrica che inauguriamo con Fabio ogni settimana, c'è posto per San Giuseppe. Per San Giuseppe c'è posto e c'è posto per i figli, perché la ricetta di oggi è un bignè che ho chiamato Religioia. Che meraviglia, religioia, attenzione, religione e gioia. Ma è pensato per i figli, per fare un omaggio a papà, quindi fare in casa una cosa semplice. Il pensiero è del bignè, che in questa volta è fritto e al forno. Ma noi faremo passo passo, vi diremo come farlo, questa è una cosa importante. E questo non deve succedere, abbinato con la crema, con il caffè, la crema mascarpone, il caffè, semplice. Cioè, se semplice. San Giuseppe è il papà per antonomasia, il papà per eccellenza, il caffè è proprio un ingrediente che ci riporta subito alla nostra famiglia. Intanto ci togliamo questo mentre vi facciamo vedere la ricetta. Sì, naturalmente, sì, questa è per la pasta asciutta, poi dopo vediamo come tratteremo questi nostri bignè. La grafica che arriva immediatamente ci riporta, leggi un po', dai Fabio. Allora, mezzo litro di acqua, 300 grammi di farina, 180 di burro, 10 uova. Adesso qui vi dico subito una cosa, questa è per fare la festa non al papà ma a tutta la famiglia, perché questa è la dose della nostra cucina, 10 uova, qui vengono tanti bignè. Questa è una dose... Diciamo che per almeno 6 persone. Tagliata a metà. Poi oddio, se uno se ne mangia 5 testa, questa diventa per 4, ma va da sé, perché io già sento le mie signore, non profumo che non mi dico. Abbiamo preso la nostra dose, quella della cucina, quella che facciamo noi. Fabio, guidaci pian pianino. Allora, è bello fare la pâte choux, pasta cavolfiore, pasta cavolo, il bignè, che sembrano dei cavolini di Bruxelles. È vero. Religioso, è un dolce antico, è il bignè accoppiato, uno grande e uno piccolo, che questo stava nella ricetta francese, che poi è di origine italiana, perché ricordiamo Caterina de' Medici portò la pasticceria nuova in Francia. Nell'Ottocento nasce il religioso, questo è il doppio bignè accoppiato coperto con la glace e crema, che stava ad indicare il cappello papale. Ma è meraviglioso. Noi l'abbiamo chiamato Religioia. È italiano. Che fare? Religioia. Allora, casseruola, acqua. Prima cosa da fare, l'acqua deve arrivare al bollore, ma non farla bollire 3 ore, perché mezzo litro d'acqua tenuta sul fuoco 10 minuti diventano manco 150. Quindi, che poi ci si metti? Mette un pizzico di sale. Sale. Il sale dà forza, il pane sciapo e il pane col sale. Quando mettiamo il sale negli impasti di farina, diamo forza. Benissimo. Poi c'è il burro che rende friabili. Il burro non è un toccone, un pezzone di burro, ma sono dei cubettini di burro. Ah, tu lo fai a pezzettini. Sì, perché altrimenti mettiamo il pezzone di burro qui e l'acqua evapora. Noi dobbiamo farlo sciogliere. Bene. Quindi mettiamo il burro dentro, rimettiamo sul fuoco e qui ci siamo. Adesso io mi sono anche divertito. Mi sono divertito a fare una cosa. Io vi ho messo la farina bianca. Farina bianca 00, abbiamo detto. Voi andate con la farina bianca, ma se volete divertirvi, ho fatto anche una farina tostata, ho preso spunto da una ricetta da una ricetta spagnola. Tostata, cioè che la mettete a secco nella padella e vedrete che diventa marrone e conferisce al bignè un aroma di tostato. Ed è vero, sembra biscotto. Che va a fare il continuo, il filo con il cacao, con il caffè. Cioè facciamo un dolce che già sa di tostato. Naturalmente, se noi abbiamo parlato di 300 grammi di farina, tu fai 150 e 150? No, noi lasciamo la bianca. E questo è un esperimento. Va bene, farina tostata per esperimento. A questo punto, vedete, il burro è sciolto. Sì. Non si mette, cioè non, mai divieti, però è meglio non mettere la farina sul fuoco, perché se noi mettiamo la farina mentre bolle, fa tutti i grumi. La tecnica è si tira fuori, si abbassa la temperatura, la farina va di colpo. Tutto una botta? Questo di colpo, benissimo. Di colpo fuori dal fuoco. In questo modo la farina prende l'acqua ma non cuoce, non fa grumi. E a questo punto noi abbiamo un'impasto a base di acqua, pizzico di sale. E dobbiamo andare sul fuoco. Io adesso ti dico una cosa, io i bignè fritti li faccio con lo strutto. Vogliatemi male, non lo so, ma io li faccio con lo strutto. Antica. C'ho la ricetta di mia nonna e io uso sempre quella. E le tradizioni vanno mantenute. Devo dire la verità, il burro non ce lo metto, ci metto lo strutto. Allora, questa è l'impasto. Stacca benissimo. Guardate che cosa succede. Che a questo punto voi sul fuoco dovete tenerla, perché non è che deve cuocere la proteina, deve cuocere la parte amidacea, l'amido all'interno. Quindi quanto tempo la teniamo? Anche 5-10 minuti. A niente meno, girando sempre. Vedrete che diventa una palla liscia, noi diciamo quando diventa palla. Andate. Io intanto prendo le uova. Ma adesso quello è un errore, Che hai fatto? Le uova fresche servono? No, serve un'altra cosa. A questo punto il composto è pronto. È chiaro, certo, non dentro la pentola, sennò diventa una cosa... Che devono fare loro in casa? La pâte choux, la fai raffreddare? Non si mettono uova tutte assieme. Metti solo tuorli o solo intere? Ma si devono mettere una alla volta. Quindi se tu mi vuoi aiutare, certo che ti aiuto. Io faccio così,
prima le apro in una ciotolina per vedere se ci sono scorzette. Esatto. Quindi mentre io metto la prima, va tu bene, vai con la seconda. Va bene. Si inizia a fare questo lavoro, si incorporano le uova una a una. All'inizio sarà un po' più difficile, esatto, vedi? Esatto, pian pianino, pian così. Pianino. La prima è un po' difficile ad andare avanti. Adesso ho iniziato a lavorarlo, incorporando tutte le uova. Mi fermo, Certo, ma fare pian mandando così, allora, a casa vedono. Questo è il composto, se mettete sotto qualcosa che la ciotola non scivola, certo, è meglio ancora. Esatto. Voi incorporate le uova una alla volta in questo modo, lavorandola bene, fin quando il composto non diventa chiaramente morbido. Dovete, quanto tutte, lo facciamo stare un po'? Poi una volta che... Io lo incorporo a caldo, a me, ecco, piace la pâte à choux a caldo, si, bene, può fare anche a freddo, sono due tecniche differenti. Allora, noi sposiamo la zuppiera. Ma dove abbiamo fatto tutto, certo che acqua, ci siamo. Acqua, sale, pianpenino, burro, bravissimo, ricordiamo. Farina di colpo, cottura sul fuoco, fuori dal fuoco, incorporiamo le uova una alla volta. Ed abbiamo una pasta pronta che può stare anche in frigorifero. Anzi, io ho provato che se la lasciamo riposare un po' una volta pronta, viene meglio. Ecco, quanto tempo la possiamo tenere anche? Fatela freddare anche in frigorifero. Anche un'oretta la possiamo tenere sì, in frigorifero. E adesso abbiamo le due varianti, ovviamente. Le due varianti. Perché cresce una pâte à choux? È semplice. Questa è una pasta ricca di grassi, ma certo, anche di albume d'uovo e di acqua. Sì. Se io faccio una sfera su una teglia, sì, questo. Se io, ecco, faccio un qua, piccolo bignè su una teglia, sì, il calore deve essere molto alto, il forno quindi deve essere molto caldo, con un po' di acqua, sì, adesso ci sono anche i forni a vapore, è importante avere un po' di umidità dentro. Ah, ecco. Il calore, ecco, forte va d'impatto e man mano che l'acqua all'interno evapora, che fa l'acqua? Spinge all'esterno, quindi dobbiamo essere bravi a fare un forno alto con un po' di umidità e vedrete che questi gonfiano in maniera stupenda. Per farli fritti, esatto, attenzione, questa è la variante al forno. Ovviamente prepariamo la nostra teglia. Non metto carta da forno, mi piacciono in teglia. Ma perché infatti se te metto, lo stavo per chiedere, non hai paura che poi no, perché c'è il burro lì, no, dentro? No, perché se io metto carta forno rimane bagnato, me li stacca sotto e vengono tutte palline. Invece a me piace il bignè che abbia il fondo croccante, il vero, fondo vero, vero. Questo, guardate, fondo e c'ha ragione, scusate, l'arte è arte, non è un caso. Naturalmente li possiamo fare anche fritti. Adesso voi figli, vai, che siete in casa, i figli a casa, prendete una carta, queste, sì, fate tutti i quadrati di carta, ve li preparate 10, sì, 20, 30. E che c'è di con l'acqua, si bagna con l'acqua, questo. Ecco, guardate. Ecco. Con tutta la carta? Certo, con tutta la carta, se no ci facciamo male. Questa non la sapevo. Se no... Senti, ma questa carta è la carta forno stessa, carta tagliata forno, a pezzetti? Sì, come facciamo, ma questa a fare è una un cosa... bignè qui? Appunto, perciò dicevo non sapevo come la facessi. Quindi si taglia a pezzettini ci della facciamo grandezza. Facciamo 20-30, prepariamo tutto il tavolo pieno di bignè e friggiamo. Bellissimo. Il fritto e l'immersione. Guardate intanto qui la chiaramente stacca, l'olio ben, eh? Caldo. Bene. Attenzione. Quindi, aspettiamo un attimo. Vogliamo ripetere la ricetta così se chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso? Noi stiamo parlando della cucina dei Santi, quella di San Giuseppe, che è una cucina fatta tutti in famiglia, sì, i bambini e i padri. Fate una foto con l'iPhone, sennò poi ci scrivono tutti dopo, datemi la dose. Esatto, guarda, lo so, ma noi tanto la rimettiamo sul sito di Bel Va Tempo, bene, si spera. Allora, per la pasta asciun, mezzo litro d'acqua, 300 di farina 00, 180 di burro, abbiamo detto, fatto a pezzettini, sì, non tutto il pezzo, 10 uova intere, 3 grammi di sale. Fabio, mentre li frigge, dai, in 30 secondi, ricorda un attimo come abbiamo fatto, perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso. Allora... Il pensiero della pasta asciù, la pasta che diventa croccante, la carta l'abbiamo tolta. Sì. Acqua, in casseruola, non in pentola. Deve bollire e essere tolta dal fuoco perché altrimenti si riduce. Mettiamo un po' di sale che gli dà forza. Mettiamo il burro che diventa grasso e friabile. Fuori dal fuoco aggiungiamo la farina di colpo. Di colpo. Rimettiamo sul fuoco perché il composto deve cuocere. E poi una a uno le uova fin quando il composto, lo vedrete che con il vostro mestolino inizia a scendere pian piano. Voi dovete tener conto che se l'impasto scende velocemente, quando lo mettete in teglia cade. E quindi attenzione, poi dopo si raffredda, si mette in frigo anche per un'oretta. E poi dopo potete decidere se farlo al forno o fritto. Mentre noi, scusate, un'occhiatina, stanno regia, andando, guardate qua che spettacolo. Si stanno gonfiando, che è una meraviglia, attenzione. Un consiglio? Si stanno anche imbiondendo, perfetto. Posso dare un consiglio? Sì, dai. L'olio non troppo alto, 150-155 gradi, altrimenti noi facciamo la crosta e non diamo spazio all'acqua interna di aprire. Ecco, ma adesso la domanda è questa, che ci azzecca il caffè? Perché? Perché noi vi portiamo a Napoli con le regole del buon caffè, il caffè ci occorre per il secondo passaggio, per la crema di questo. Per la crema. Bignè. Andiamo a Napoli, una tazzulella e caffè, shue, shue. E noi continuiamo. Buongiorno,
mi chiamo Michele Sergio. A Napoli il caffè arriva ufficialmente un po' più tardi rispetto alle altre capitali europee come Vienna e Venezia. Arriva con l'arrivo a Napoli della regina Maria Carolina, sorella di Maria Antonietta. Lei, che già alla corte del padre e della madre beveva la cioccolata, beveva il caffè, volle anche nella metà del Settecento portare queste bevande a Napoli e fu subito successo. Pasquale, sto appoggio reale dal 53. La pianta del caffè fa dei frutti che ricordano delle grandi ciliegie di colore rosso. All'interno di queste bacche ci sono i chicchi che devono essere estratti. Si chiama il caffè crudo o caffè verde, che però non è adatto a essere lavorato perché non può essere macinato. Allora, per poterlo macinare e renderlo quindi un infuso, il caffè deve essere tostato. Anticamente il caffè veniva tostato in casa o nelle piccole torrefazioni. Una volta che arrivano nelle nostre case i chicchi di caffè oramai tostati, nelle nostre case e nelle nostre caffetterie, devono essere macinati. Anticamente si usavano dei macinini manuali, come questo qui. In questo contenitore si mettevano i chicchi di caffè tostati e girando la manovella si realizzava la polvere da caffè. In passato il caffè veniva preparato con queste due caffettiere principalmente, la cucuma o cucumella, la classica caffettiera napoletana, e la più moderna moca, più moderna e più veloce. Per fare un buon caffè casalingo noi dobbiamo rispettare 5 regole: la A di acqua, come diciamo l'acqua deve essere fresca, povera di calcare; la seconda lettera è la B, il bordo, infatti l'acqua va messa nella caldaia fino alla valvola di sicurezza. Prima di inserire il filtro, mettere mezzo cucchiaino di caffè macinato all'interno dell'acqua. Il caffè non deve essere pressato quando va messo nel filtro, ma deve formare una cupoletta. Il caffè si deve preparare a fuoco lento. L'espresso napoletano per eccellenza è l'espresso preparato al bar. Però se si rispettano tutte queste regole e tutti questi antichi passaggi che si tramandano di generazione in generazione, da padre in figlio, sicuramente il caffè preparato a casa ricorderà molto il caffè espresso preparato nel bar. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestassi... che spettacolo, e grazie per la torta a TV 2000 dedicata interamente, e noi vi dedichiamo invece questi bignè, queste zeppole di San Giuseppe, chiamatele come volete. Regia, per favore, guardate che spettacolo. Che sta succedendo? Guardate, questo è un miracolo della notte. Guardate! Avete visto, si girano da soli. Ma queste quando sono dei capolavori. Sentite, noi su ne abbiamo tirati un po', sì. L'avete visto già prima. Allora Fabio, stiamo preparando questo. Ma dobbiamo adesso poi pensare alla farcitura. Allora, per i ragazzi, figli, tutti di ogni età che ci seguono, la pâte choux o la mettete in forno o la fate fritta. Secondo me fatela tutti e due i modi. Poi, così i nonni mangiano sta roba. No, perché il dolce vedrai che viene fuori. Il religioso sono due bignè accoppiati. Attenzione. Questa è la crema mascarpone che sanno vogliamo fare. Vogliamo vedere allora la crema. Crema caffè. Allora, i suggerimenti di Fabio Campoli prevedono due varietà. La crema al caffè. Vai eccola Fabio. Qua. Allora vi fate mezzo litro, questa è la di caffè, sì, lì c'è un caffè, errore, sì. Non è mezzo litro di acqua, chiedo scusa, mezzo litro di caffè. Ma noi lo facciamo perché a casa ci chiamano e dicono c'è un errore, sì, mezzo litro di caffè, ammazza, mezzo litro di caffè è tantissimo. Queste sono le mie dosi, capito? Vabbè, io penso mezzo un litro di caffè, 5 tuorli d'uovo, 110 poi grammi di zucchero, 20 grammi di amido di mais, colla di pesce poi la vedremo, 8 attenzione grammi di caffè. Se si serve o meno. E poi crema mascarpone, possibilmente anche quella pronta, se no la facciamo noi. La facciamo in casa. Esattamente, che noi siamo più, ci piace di più. Ci siamo? Vai, che quelli lì intanto quelli continueranno. Sai perché iniziano pian a girare? Quelli sotto si asciugano, quindi va via l'acqua. Sopra sono più pesanti e man mano, girano, rotolando si gonfiano. Bellissimo. Allora, crema. Non ho fatto la crema pasticcera al latte, ho fatto la crema con il caffè. Proprio il caffè puro, cioè la quello che abbiamo fatto adesso, bravissimo. Da Napoli. Da Napoli proprio, è arrivato così. Allora ci siamo, caffè vero, tuorli d'uovo. Tuorli d'uovo, li solo lavoriamo. I tuorli. Quando mettete lo zucchero lavorateli, perché il tuorlo li cuoce, lo zucchero li cuoce i tuorli. Ah. Lavorate, mettiamo l'amido, si potrebbe anche mettere metà dello zucchero nel caffè, ma non tu metti niente. L'amido? Metto l'amido perché viene una crema più gelatinosa e meno collosa, meno elastica. Ah, una crema più budino, più come vogliamo dire? Bravo. Vabbè, avete capito, signore, il concetto? Vi è tutto chiaro? Quando vabbè metti l'amido, qui è sarà più gelatinosa. Perfetto. Semplice. Guardate come viene bene.
il adesso caffè. Uno degli errori che si fa, il liquido non può essere freddo, esatto, deve essere bollente. E si dice stemperare, non sono le uova che vanno qui, altrimenti facciamo un bel frittata. Cioè, scusa, tu lo vuoi bollente questo da mettere qui? Perché sì, si fa al contrario. Il contrario. Si fa, prima si mette un po' di caffè, si stempera. In questo modo la temperatura delle uova inizia a salire. Vedi? Esatto, guardate lì come si trasforma. Esatto. Lavoriamo, poi ci vorrebbe un passino, uno scimmio per passarlo. Ma noi te c'hai la mano bionica qua, guarda, il robot qui, non vi preoccupate, noi riusciamo a fare rimettiamo tutto. Rimettiamo su. Ecco, tutto il contrario, quindi di come uno invece tenderebbe a fare. E adesso voi la fate cuocere sul fuoco delicatamente. Piano piano. E avrete la vostra crema estratto di caffè. Perché infatti estratto di caffè, il profumo che non vi dico. È forte. Adesso vi faccio vedere la mia idea, perché dobbiamo chiuderlo stove certo, dolce. Intanto guardate questi bignè che sono quasi pronti, Quelli girano. Guardate che meraviglia, sono veramente un capolavoro. La crema già sta tirando. Sentite come tira la crema e che profumo. Allora, una volta pronta. Certo, prima ci siamo misurati la pressione, mo ci spariamo sta roba. Meno male che il professore Letizia è andato via, che c'aveva lezione stamattina, se no era... Guardate qui, guardate che spettacolo, Deve bollire piano. Esatto, pian pianino. Ma quello è chiaramente un... Allora, facciamola vedere qui. Ecco, guardate. Dove la posso mettere? Aspetta che ti prendo una cosina. Ce la posso fare, qui, va bene che si veda subito. Vabbè, guardate in casa, come viene, per fatela capire. Cuocere. Guardate che spettacolo, Crema al caffè. Guardate che non è da tutti. Vogliamo cominciare a riempire. Sì, adesso è il nostro momento. Perché è il nostro momento? Perché dobbiamo finire questo religioia. Ripetiamo, forno e invece fritti. Abbiamo la sacca allora, abbiamo già questa messo. Questa è la crema mascarpone. Mascarpone, dove ognuno fa la propria crema. Esatto. Possiamo fare un forellino, li riempiamo. Quindi questi che sono bignè al forno. Pensate al mascarpone, alla tiramisù. Esatto, quindi sono da forare. Senti, ricordiamo, mascarpone, uova che ci hai messo dentro? Io la faccio un'altra puntata però. E dai a bollo, perché quelli qua ce lo chiedono a casa, giustamente. Torli d'uovo, ci sono tanti modi di farla. Torli d'uovo, mascarpone, c'è anche chi ci mette la panna montata fresca. Ecco, più chantilly. Va benissimo. Quindi questi piccolini andiamo così. Va bene. La nostra crema al caffè la mescolate con un po' di crema. Quando è fredda, la mescolate con un po' di crema. E viene, infatti, guardate come si è schiarita, tra virgolette. Con un po' di crema al tiramisù. Questi sono quelli fritti. Aspetta, fai vedere un attimo. Vabbè, riempi questo, poi dopo facciamo vedere. Questo ci deve stare. Pensa a questo sapore di crema mascarpone e caffè. Madonna, che meraviglia. Allora, roba che non ha. Questo cosa è così. Perché si chiama religioia? Perché ci ispiriamo ai religiosi. Esatto. Fai guarda. Vabbè. Allora, poi, aspetta che non ho finito. Meno male che il mio medico ci vuole ancora un po' di tempo. Vabbè, questo è da sui. No, vabbè. Questo è il segno, vedi, sembra il papà e il figlio. Il papà e il figlio letto sulle spalle, l'immagine più meravigliosa che ci possa essere di San Giuseppe. Che altro ci mettiamo? Un po' di cacà. Ma guardate le religioie. Intanto scusate, posso fare? Andiamo qui. Guarda qui che cosa meravigliosa che è venuta. Veramente spettacolare. E queste sono le religioie per la festa del papà. Peccato è domenica, vero? Il 19 domenica, sabato preparate la pasta asciugata, la crema, e domenica assemblate e domenica friggete. Vi divertite. Sono veramente delle cose buonissime e genuine che ci portano il sapore della famiglia, perché San Giuseppe è quello. Festa del papà, viva i papà. Viva Fabio Campoli. Non lo faccio mai. Saluto il mio papà Luigi, perché parlo sempre di mamma e nonna. Oggi salutiamo lui. Papà, venga a trovarci, noi siamo qui. Grazie a Fabio Campoli. Grazie a questo pubblico meraviglioso. Come sempre, noi assaggiamo un caffè e poi ci vediamo qua. Quelle le prendiamo intanto, sì.